Ciao a tutti, io sono Luca. Io sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009. Se non capito un basso, non facciamo per voi. Finalmente riusciamo a farvi sentire in video la nuova testata dell'Ampeg. Eccola! Che è qui sopra. La V3 serie Venture, che è la nuova serie di testate ultraleggere. Ci abbiamo anche la cassa. Con anche la cassa sotto. Questa è la versione V3, che, come fa intuire il nome, da 300 watt. Ne fanno altre due versioni, una che è la V7 da 700 watt e una che è la V12, che cosa potrebbe essere se non 12 watt? Da 12 watt, esattamente. Infatti è tipo così, fanno una cassetta grossa, sì, così, sì, uguale, che tenete in camera e mamma non vi dice niente. Ma prima di sentire come suona, sì, la call to action, sì, importante, prima, il marketing, iscrivetevi al canale, fate clic sulla campanella, okay, lasciate un commento per commentare, a caso. Al momento non sapete assolutamente nulla, no, se non per dire ma che bella fa la luce. Wow. Sentiamo un attimino intanto come facci suona. Sentire come sono, cosa usiamo? Utilizziamo uno Yamaha, aspetta che non mi ricordo più, utilizziamo uno Yamaha TRBX605, la versione quella col top in acero fiammato. Quella che fiamma! E che sentiamo tutto flat per ora, tutti e due pick up, tutto flat, per lasciamo ora il palcoscenico all'Ampeg. Vai! Raccontaci di questa testata. Allora, la serie Venture è la nuova serie di Ampeg. Finito. Basta. Ci vediamo al prossimo video. Yeah. Io, un po' di tempo fa, vi ricorderete che era uscita la SGTDI. Ah, sì, SGTDI, ci piace tanto. Che ci era piaciuto tanto un sacco. Link al video lo mette a Bobo in descrizione. Da qualche parte. Sì, vi è piaciuta anche a voi perché ne abbiamo vendute un po'. E già quando c'è arrivato, noi ci stavamo dicendo: sarebbe figo averla con un finalino. Ma vuoi dire che magari. Eccola qua, l'hanno fatto. Volevamo dire schema colore identico. Ovviamente, insomma, ci sono tante tante di quelle cose delle SGT che sono riportate qui sopra, come ad esempio l'equalizzazione, che ha basse, medie, frequenza delle medie qui sotto e alte, con poi gli switch ultra low e ultra high. Facendo questo, non solo vengono boostate le frequenze estreme, ma vengono anche un po' scavate le medie. Sentiamo, sentiamo. Ad esempio, vai tu, suona e io smanetto. Non solo, ma non solo, come dicevamo, c'è poi la sua appunto bella equalizzazione con le nuove frequenze, quelle diciamo un po' aggiornate, proprio appunto della, derivate dall'SGTDI. Ma non solo, ma non solo, si può anche mandare in muto, oh, e viene rosso. Abbiamo, secondo me, la cosa assolutamente più interessante di questa serie, che è il nuovo SGT. Cosa sta per SGT? Super Great Technology. Sì, yeah. Un nuovo circuito di saturazione. Più che un overdrive, potremmo parlare davvero quasi una simulazione di stati valvolari. Però di base è un overdrive, insomma. Facci sentire come suona. Ok, allora non metto neanche niente ancora in muto. Con questo tastino facciamo l'on e off. Quindi sì, lo attiviamo, lo disattiviamo. E con questo cambiamo la matrice SVT a B15. Esattamente. Una SVT un po' più aggressiva, B15 un po' più vecchio stile. Partiamo dal B15. Partiamo dal B15, che è la cosa più bella al mondo. Thank you.
Quindi senza andare a toccare troppo né la parte di EQ né altre cose, semplicemente usando lo switchettino SVT-B15 e gli ultra low e gli ultra high, cambia un sacco il suono. Cambia tantissimo. Addirittura la sezione B15 la potete utilizzare magari con un grido un pochino basso, anche solo come un piccolo preamplificatore per avere proprio il suono vintage istantaneamente sotto le dita. Scalda il suono, fa un po' quel pelino di compressione valvolare, splendido secondo me. Vi ricordo intanto, sì. ti perché stiamo registrando, microfonando la cassa con un Audix D6, ma con la DI della testata, non esatto. Si vede ma c'è. Peraltro la cassa, lo diciamo, è una 2x12. È una 2x12. È bellissima. Splendida ed è molto leggera. Con la serie Venture hanno deciso anche di abbinare una serie di casse, anche loro molto molto leggere. Anche la testata è leggera, è solida ma è leggerissima. Queste nuove casse appunto anche loro sono molto molto leggere, pensate ovviamente per andare in tandem con la serie, con le testate della serie Venture. Poi vi parleremo in un altro video bene delle casse, anche perché ci sono un paio di trucchettini dietro. Però la bellezza di questo tipo di testate è proprio la loro versatilità, nel senso è come avere quasi una multi effetto di testate Ampeg, perché vedete passiamo da un suono molto molto tranquillo, molto pulito, poi possiamo avere il suono più vintage utilizzando la Super Grid Technology in posizione B15, oppure possiamo andare super incazzati con la utilizzando invece la distorsione in SVT. Esatto, scrivete nei commenti avventura perché la Venture è la nostra compagna di avventure. Perfetto. Soniche del futuro. Se siete arrivati fino a qui nel video, allora scrivete nei commenti, fate una frase con avventura dentro. Avventura. Che avventura. Che fantastica avventura. Vedere i vostri e noi video. Sapremo che voi sapete, che noi gli sappiamo. Altri, gli altri non sanno. Gli altri non lo sanno. Perché si parla di avventura? Forse un video di esplorazione. Sì, esatto. Esplorazione sonora con la nuova Ampeg. Ma loro non lo sanno. Non lo sanno. Noi stupidi diremo tra di noi, non si può postare stupidi perché se no, anzi postate poi stupidi, sì, perché si crea flame e l'algoritmo fa le cose, fa venire fuori bene. Perfetto. Detto questo, voi direte quanto costa? How much? E quello ve lo scoprite da soli cliccando sul linkino che vi porterà al nostro e-commerce, sì, nel quale potrete vederla ed acquistarla. Ma dopo aver detto quello direte ma io ricordo che sul pedale SGT-D c'era anche un controllo di compressione. Ma che fine vero. Ha fatto? Che fine dov'è? Allora, Ampeg nella sua lungimiranza, proprio l'entità Ampeg, sì, ha pensato giustamente di offrire la V3 come una versione appunto più ridotta e quindi anche un pochino più economica rispetto alle altre, e ha deciso di andare a eliminare la compressione che invece è presente sulle V7 e sulle V12. Che salutiamo. Cioè, che stanno arrivando. Esattamente. E Ampeg finalmente, possiamo dirlo, è tornata con una bella testata in classe finalmente. D, bella, fatta bene, pronta per essere suonata, ci piace. E con tutti i suoni Ampeg, ci piace, e a voi provata. Piace, yeah. Noi gli diamo un pollice in alto, vi aspettiamo in negozio per provarle, Biacellini numero 3, yes. Sono sempre lì, oppure sul sito bassline.it, esattamente, dove potete anche acquistarla e ve la spediremo a casa nella bellissima scatola, si chiama scatole fighissime. Scatola meravigliosa. Vi faremo vedere anche questo. Ci vediamo al prossimo video. E ci vediamo al prossimo video. Mettiamo. Dai, tutto super tutto cattivo. Sì, alziamo il gain. No, andiamo incazzosi. Sì, dai. Tanto. Col tipico suono Ampeg. Sì. Quello che tutto il mondo ci invidia. E quindi con questa configurazione vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Vai.